La radio è uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati quando si tratta di condividere informazioni. Ci sono grandi emittenti che si occupano di tenere informata la popolazione sugli eventi più importanti e significativi per i paesi del mondo. E grazie alla facilità e versatilità di trasmettere informazioni attraverso questo mezzo di comunicazione che la radio ha raggiunto molte case e famiglie. Nikola Tesla è considerato da molti il vero inventore della radio. Tuttavia, ci sono alcune persone che sostengono che l'italiano Guglielmo Marconi sia stato proprio colui che ha inventato questo utile gadget. Si potrebbe dire che ho dovuto al fatto che la radio funziona per mezzo di onde sonore che è difficile trovare esattamente chi sia stato l'inventore di questo dispositivo. Quindi ci sono varie teorie attribuite a persone diverse. Tra le diverse persone a cui sono attribuite opere importanti per l'invenzione di questo strumento, ci sono scienziati di diverse nazionalità, come Scozia, Spagna e Stati Uniti. Tra i primi contributi prima dell'invenzione della radio c'è quello del tedesco Heinrich Hertz, che ha rilevato la radiazione in grado di far funzionare questo tipo di dispositivo. Anni dopo iniziarono a comparire dispositivi in grado di utilizzare le onde per emettere e trasmettere segnali. Si vedevano i primi passi della radio e cominciarono a sorprendere le persone che rimasero stupite nel vedere come fosse possibile inviare segnali inesistenti attraverso lo spazio. Grazie ad altri progressi scientifici è stato possibile creare antenne in grado di inviare queste onde a distanze maggiori. La radio è uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati quando si tratta di condividere informazioni. Ci sono grandi emittenti che si occupano di tenere informata la popolazione sugli eventi più importanti e significativi per i paesi del mondo. E grazie alla facilità e versatilità di trasmettere informazioni attraverso questo mezzo di comunicazione che la radio ha raggiunto molte case e famiglie. Nikola Tesla è considerato da molti il vero inventore della radio. Tuttavia, ci sono alcune persone che sostengono che l'italiano Guglielmo Marconi sia stato proprio colui che ha inventato questo utile gadget. Si potrebbe dire che ho dovuto al fatto che la radio funziona per mezzo di onde sonore che è difficile trovare esattamente chi sia stato l'inventore di questo dispositivo. Quindi ci sono varie teorie attribuite a persone diverse. Tra le diverse persone a cui sono attribuite opere importanti per l'invenzione di questo strumento, ci sono scienziati di diverse nazionalità, come Scozia, Spagna e Stati Uniti. Tra i primi contributi prima dell'invenzione della radio c'è quello del tedesco Heinrich Hertz,
che ha rilevato la radiazione in grado di far funzionare questo tipo di dispositivo. Anni dopo iniziarono a comparire dispositivi in grado di utilizzare le onde per emettere e trasmettere segnali. Si vedevano i primi passi della radio e cominciarono a sorprendere le persone che rimasero stupite nel vedere come fosse possibile inviare segnali inesistenti attraverso lo spazio. Grazie ad altri progressi scientifici è stato possibile creare antenne in grado di inviare queste onde a distanze maggiori. Alcuni dei primi pionieri nell'invenzione di dispositivi in grado di inviare onde nello spazio iniziarono a creare aziende dedicate a questo settore, questo per inviare messaggi in luoghi sempre più lontani. È stato un investimento migliore per le aziende poiché non hanno dovuto spendere per cavi costosi o cavi lunghi che impediscono il movimento nelle fabbriche. In questo modo le aziende hanno beneficiato e risparmiato notevoli quantità di denaro. È così che la radio è diventata il mezzo principale per trasmettere il codice Morse a lunghe distanze e così a poco ha guadagnato una posizione più importante nell'uso e nella vita quotidiana delle persone. Come abbiamo già detto, questa radio veniva utilizzata per inviare solo codice Morse, che poteva essere decifrato in seguito per trasmettere un messaggio. Così, molti ricercatori e scienziati hanno iniziato a chiedersi se fosse possibile inviare anche segnali sonori o registrazioni vocali che permettessero di simulare la voce di una persona per raggiungere un pubblico. Per renderlo possibile furono necessari nuovi progressi e nel 1906 fu trasmesso per radio il primo programma di musica e parlato. Questo è stato un grande traguardo per chi vedeva la radio come uno strumento nuovo e avveniristico. Ma allo stesso tempo c'era chi aveva dei dubbi sulla privacy dello strumento. Questo dovuto al fatto che chiunque poteva ascoltare la conversazione e quindi apprendere fatti personali. Alcuni dei primi pionieri nell'invenzione di dispositivi in grado di inviare onde nello spazio
iniziarono a creare aziende dedicate a questo settore, questo per inviare messaggi in luoghi sempre più lontani. È stato un investimento migliore per le aziende poiché non hanno dovuto spendere per cavi costosi o cavi lunghi che impediscono il movimento nelle fabbriche. In questo modo le aziende hanno beneficiato e risparmiato notevoli quantità di denaro. È così che la radio è diventata il mezzo principale per trasmettere il codice Morse a lunghe distanze e così a poco ha guadagnato una posizione più importante nell'uso e nella vita quotidiana delle persone. Come abbiamo già detto, questa radio veniva utilizzata per inviare solo codice Morse, che poteva essere decifrato in seguito per trasmettere un messaggio. Così, molti ricercatori e scienziati hanno iniziato a chiedersi se fosse possibile inviare anche segnali sonori o registrazioni vocali che permettessero di simulare la voce di una persona per raggiungere un pubblico. Per renderlo possibile furono necessari nuovi progressi e nel 1906 fu trasmesso per radio il primo programma di musica e parlato. Questo è stato un grande traguardo per chi vedeva la radio come uno strumento nuovo e avveniristico. Ma allo stesso tempo c'era chi aveva dei dubbi sulla privacy dello strumento. Questo dovuto al fatto che chiunque poteva ascoltare la conversazione e quindi apprendere fatti personali. Tuttavia c'erano alcune aziende che hanno saputo approfittare di questa situazione. Una di queste è la società Katka, che aveva aperto una delle prime stazioni che emettevano segnali radio per attirare più persone e raggiungere così le orecchie di altre persone. Nel 1920 questa società effettuò la prima trasmissione pubblica e questo suscitò ancora più interesse nella popolazione ad ascoltare ulteriori progressi e sviluppi con questa nuova tecnologia. Grazie a questo supporto, i ricercatori sono stati motivati a continuare a sviluppare dispositivi più efficienti e stazioni migliori per inviare un messaggio alla popolazione. Con il passare degli anni, la popolarità cresce sempre di più e cominciarono ad apparire le prime radio portatili che potevano essere messe in tasca o portate in mano durante una breve passeggiata o un viaggio. Con il passare del tempo, la radio ha continuato ad evolversi e mostrava ogni volta caratteristiche maggiori e migliori per tutti coloro che la usavano. I progressi di persone importanti nello sviluppo di questa tecnologia sono serviti alla scienza e al mondo per avere i dispositivi che abbiamo oggi. Questo è il motivo per cui molti degli scienziati che hanno lavorato per sviluppare radio più efficienti e in grado di coprire grandi distanze hanno ricevuto premi Nobel in riconoscimento del loro genio e talento al servizio dell'ingegneria. La radio è un dispositivo che ha cambiato molto negli ultimi decenni.
Questo per adattarsi alle diverse esigenze che l'uomo ha vissuto negli anni. Oggi ci permette di connetterci per scoprire le ultime novità nei luoghi più remoti del mondo o ascoltare canzoni iconiche che ci ricordano quanto sia sorprendente l'ingegno umano. Tuttavia c'erano alcune aziende che hanno saputo approfittare di questa situazione. Una di queste è la società Katka, che aveva aperto una delle prime stazioni che mettevano segnali radio per attirare più persone e raggiungere così le orecchie di altre persone. Nel 1920 questa società effettuò la prima trasmissione pubblica e questo suscitò ancora più interesse nella popolazione ad ascoltare ulteriori progressi e sviluppi con questa nuova tecnologia. Grazie a questo supporto, i ricercatori sono stati motivati a continuare a sviluppare dispositivi più efficienti e stazioni migliori per inviare un messaggio alla popolazione. Con il passare degli anni, la popolarità cresce sempre di più e cominciarono ad apparire le prime radio portatili che potevano essere messe in tasca o portate in mano durante una breve passeggiata o un viaggio. Con il passare del tempo, la radio ha continuato ad evolversi e mostrava ogni volta caratteristiche maggiori e migliori per tutti coloro che la usavano. I progressi di persone importanti nello sviluppo di questa tecnologia sono serviti alla scienza e al mondo per avere i dispositivi che abbiamo oggi. Questo è il motivo per cui molti degli scienziati che hanno lavorato per sviluppare radio più efficienti e in grado di coprire grandi distanze hanno ricevuto premi Nobel in riconoscimento del loro genio e talento al servizio dell'ingegneria. La radio è un dispositivo che ha cambiato molto negli ultimi decenni. Questo per adattarsi alle diverse esigenze che l'uomo ha vissuto negli anni. Oggi ci permette di connetterci per scoprire le ultime novità nei luoghi più remoti del mondo o ascoltare canzoni iconiche che ci ricordano quanto sia sorprendente l'ingegno umano.